Quando muore un rugbista, si dice abbia passato la palla. Un passaggio, mica un'uscita dal campo. Perché se si è rugbisti, se si è sportivi, non si esce mai di scena. Si lascia un segno. Lo si lascia soprattutto se ci si chiama Federico Carucci. Solo che sul suo passaggio è finita la partita e si è fermato il cuore di tutto il movimento del rugby reatino. Il mediano di Mischia aveva solo 46 anni e dopo aver lottato contro una breve malattia se n'è andato, a testa alta. Come ha sempre fatto da quando aveva 10 anni, da quando l'amore di famiglia per la palla ovale lo ha travolto e mai più abbandonato. Le giovanili Amaranto Celesti dal 1984 e la promozione con l'Under 19 di Stellino De Angelis nel campionato interregionale del 91. Hanno visto Carucci esordire anche in prima squadra e in un Arieti Rende rimasto nella storia. L'avventura di Federico Carucci inizia così e dura per 30 anni sul campo. Ci sono pure la promozione in A nel 94 con Dino Giovannelli e Renato Gallettelli dopo lo spareggio a Prato e due stagioni in Serie A fino al 1996. Ecco perché Federico ha lasciato un segno, impressionando in quell'epoca anche il rugby che contava. Così il 20 novembre 1994 arriva la chiamata per il raduno della nazionale Under 21, mentre a maggio 1996, a 22 anni, Carucci viene convocato con la selezione italiana d'invito dei Lupi Rugby Club per la gara di Rieti col North England. E ancora, il contributo chiave per la promozione in B dell'Unione Rugby Capitolina nel 2002, il ritorno agli Arieti la stagione successiva per salvare una squadra che sembrava spacciata da un meno 12. Sorriso e forza di Federico l'hanno conosciuti tanti amici, ma anche tanti compagni e avversari. Con la maglia degli Arieti e con quella di Terni e Sabina Rugby dal 2004 al 2012, prima del ritiro nel 2013 col Sabina allenato da Mario Pariboni. Per l'ultimo viaggio di Federico in cattedrale c'erano in tanti e chi non c'era ha inviato un messaggio, come i tecnici Loreto Cucchiarelli, Umberto Montella, Carlo Pratichetti e Georges Coste, il tecnico francese della Nazionale Azzurra dal 93 al 99 che del potenziale di Federico era letteralmente innamorato. Federico Carucci ha solo passato la palla, l'ultima meta ora la farà lassù, rugby e sport reatino non lo dimenticheranno.